Carissimi amici appassionati del caricamento della cartuccia da caccia e da tiro, siamo giunti a questa quinta puntata nella quale andiamo ad introdurre in maniera più dettagliata quali sono le componenti tipiche della cartuccia da caccia, raccontando anche alcune informazioni utili poi al momento del caricamento. Il bossolo. Parlando oggi del bossolo, noi dobbiamo riprendere ciò che abbiamo detto nella puntata precedente e che il bossolo è sostanzialmente costituito da un tubo fatto in materiale plastico o di cartone che termina con una parte metallica, il fondello, che ospita l'innesco, e all'interno dello stesso esiste un'altra parte consistente e tendenzialmente robusta chiamata buscione. Vediamo le caratteristiche di questi elementi utili al caricamento, utili al confezionamento di una munizione. Innanzitutto il fondello. Il fondello, come detto, è questa parte metallica, è una struttura di tipo rimmed, quindi ha questo bordo esterno utile sostanzialmente al l'aggancio da parte degli estratori di fucile, soprattutto a non fargli seguire, stoppandolo all'inizio delle canne, la carica di lancio. Il fondello, come voi lo avete visto sicuramente, è strutturato con varie altezze che in passato probabilmente avevano un'influenza maggiore, mentre oggi sono relative a più ad un vezzo estetico che altro. Avevamo l'abitudine di chiamarli semplici, mezze corazzate, corazzate. Ormai la terminologia applicata è l'identificazione di affiancare alla lettera T maiuscola un numero. Come voi vedete, alla mia sinistra c'è una tabella che identifica le altezze varie da T1 a T3. La scarsa rilevanza che oggi ha l'altezza è forse contraddetta un attimo dal discorso che se utilizziamo delle polveri voluminose, quindi che al momento del caricamento hanno una buona altezza all'interno del tubo, probabilmente una buona altezza del fondello, quindi di tutto il collarino del fondello, può risultare ancora più utile. Il materiale con il quale è costituito, una volta era ottone o alluminio, oggi questi materiali sono stati superati, anche se visivamente li vediamo uguali, e generalmente è ferro ottonato. Il buscione è la parte interna del bossolo, è chiaramente nella parte finale, orientativamente alla stessa altezza del fondello, e ha la peculiarità principale di tenere ben serrato il tubo al fondello stesso. Le caratteristiche del buscione sono state molto approfondite in passato. Oggi in realtà il buscione ha una caratteristica molto meno significativa dal punto di vista dell'accensione della polvere. In passato il buscione, che può avere vari tipi di forme, essere tendenzialmente piano o avere delle concavità lineari oppure fatte a scalare, era una prerogativa tipica in funzione della polvere che si andava ad inserire. Quando il buscione ha tendenzialmente una forma piana, dal foro di vampa dell'innesco la vampa si allarga in maniera ortogonale, andando ad occupare tutto lo spazio, quindi non essendo costretta da una struttura conica. Questo fa sì, o in particolare in passato faceva sì, che tale tipo di distribuzione poteva essere utilizzata tranquillamente per le polveri di facile accensione. Più il tubo si va restringendo, più il cono si va restringendo e più la vampa è costretta in senso verticale, quindi si concentra. In questo caso
questo tipo di buscione era utilizzato per l'accensione di polveri più dure. Nella tradizione venatoria italiana, una polvere di dura accensione era l'ADN. Un bossolo con un cono molto ristretto agevolava sicuramente, al di là della scelta del giusto innesco, l'accensione perfetta della polvere. Oggi questa prerogativa, vista gli inneschi e la buona facilità di accensione delle polveri, non è più presa in considerazione, tanto che tendenzialmente troviamo un buscione quasi tendenzialmente piatto. È chiaro che l'informazione precedente che vi ho dato riguarda coloro che amano caricare con materiale old, che per quanto sconsigliato, visto il livello di conservazione non sempre ottimale, però nelle mani di alcuni esperti può tranquillamente essere realizzato. La parte importante del bossolo è il tubo, perché è lo strumento che va a contenere tutto ciò che dobbiamo mettere all'interno per far sì che la cartuccia venga confezionata in maniera puntuale. L'altezza del tubo innanzitutto è aumentata negli ultimi 20-30 anni. La caratteristica tipica del tubo da 65 mm tendenzialmente realizzato in cartone è oggi superata. Oggi esistono bossoli di 67, di 70, di 76, fin anche nei Super Magnum calibro 12 di 89. E i due materiali con i quali oggi viene prodotto il tubo sono il materiale plastico e il cartone. Non per tutti i calibri si trova il cartone, ma questi due elementi, in particolare il materiale plastico, è naturalmente rintracciabile sul mercato per il calibro 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Mentre ancora si trovano materiali metallici, quindi il bossolo metallico per l'8 mm e per il 6 mm falco. È indifferente l'utilizzo di un tubo di cartone o di un tubo di plastica nel confezionamento della cartuccia da caccia? Assolutamente no. Questi due materiali hanno delle prerogative e delle caratteristiche tecnico-funzionali completamente diverse. E di questo dovremo naturalmente tenere assolutamente conto nel momento in cui si va ad effettuare il caricamento della nostra cartuccia. Iniziando dal materiale tradizionale, quindi il cartone, oggi il bossolo in cartone si realizza in maniera diversa dal passato. In passato era carta pressata tenuta assieme da un collante naturale che era la caseina, e alla fine veniva originato un tubo con uno spessore abbastanza importante, molto rigido e quindi con una anche scarsa capacità di resistenza alla aggressione dell'umidità. Il fatto che questo tipo di prodotto fosse molto rigido e per coloro che ancora vanno utilizzando dei bossoli ormai datati, c'è da tenere conto nella strutturazione del caricamento, perché la rigidezza è un elemento che vivacizza le polveri e chiaramente tende a fare innalzare le pressioni. Detto questo, è chiaro che nell'ambito di questo contesto è utile ragionare, nel caso del dosaggio, tenendone conto e tendenzialmente riducendo di poco la carica della polvere. Il cartone moderno però, quindi le predisposizioni moderne che l'industria fa, sono tendenzialmente cambiate. La carta è unita oggi a delle resine che rendono innanzitutto il cartone più impermeabile. È poi tendenzialmente più fine lo spessore e proprio la presenza delle resine aiuta un attimino a rendere tutta l'infrastruttura più elastica, quindi si è persa in rigidità andando verso l'elasticità e in questo contesto si è comunque quindi tentato di andare incontro alla questione della rigidità che genera pressione. Tendenzialmente più elastico, tendenzialmente
meno tendente quindi alla vivacizzazione della polvere. Essendo comunque, al di là di tutto, una struttura tendenzialmente rigida, nel momento in cui noi dobbiamo andare a fare un abbinamento delle altre componenti, l'abbinamento classico è quello del borraggio di tipo tradizionale, realizzato in feltro, realizzato in sughero, perché il livello di dilatazione del cartone è estremamente simile al livello di dilatazione, sotto pressione naturalmente, di queste altre due componenti, feltro e cartone, e quindi l'abbinamento per la prestazione ottimale della cartuccia risulta il migliore possibile. È chiaro anche che il prodotto cartonato ha un costo maggiore e è anche di più difficile produzione. Proprio per questa ragione, l'avvento del materiale plastico, quindi di prodotti in polietilene, ha fatto sì che anche la caccia ne beneficiasse. Il precedente tubo di cartone è stato chiaramente sostituito da un tubo in materiale plastico. Il materiale plastico, come all'occhio risulta facilmente, tendenzialmente è più fine, è più malleabile, ma soprattutto sotto l'effetto della pressione e della temperatura scaturite dall'accensione della polvere, risulta essere molto più elastico. Questo fa sì che innanzitutto non tende, come il cartone, a vivacizzare la polvere e inoltre tende a dilatarsi in maniera importante addossandosi alle pareti della camera di scoppio. Questo è un primo elemento che ci fa riflettere sul fatto che non tutti i borraggi sono ottimali. Per esempio, la minor dilatazione che possono avere i borraggi tradizionali precedentemente citati fa sì che questo tipo di materiale, quindi il tubo di plastica, non debba ospitare quei materiali tradizionali di borraggio, perché la sua dilatazione fa sì che ci possano essere dei flussi di pressione, quindi dei flussi di gas che passano, sopravanzano le borre e quindi genera una gestione non corretta dello sparo. Perciò il materiale di migliore identificazione per il borraggio è lo stesso materiale plastico già precedentemente proposto nel video corso, che ha lo stesso coefficiente dilatatorio del materiale esterno. Quindi diciamo che considerando anche la facile industrializzazione di questo prodotto, quindi il minor costo e il buon vantaggio anche in termini di resistenza all'umidità, e chiaramente sappiamo che con molta frequenza a caccia si va nei periodi di umidità e le cartucce vengono più o meno esposte a questo elemento, fa sì che ci siano molti dei fattori positivi che oggi fanno propendere per la scelta del tubo in plastica. Ora v'è comunque da dire che non è tutto oro quello che luccica, perché dobbiamo tenere conto almeno di un elemento. Come è vero che sotto l'effetto pressorio e della temperatura l'elasticità tende ad ampliarsi, quindi a dare beneficio all'esplosione del colpo e quindi allo sparo, è altrettanto vero che le basse temperature, soprattutto invernali, tendono a rendere più rigido e quindi meno elastico il tubo. Questo fa sì che è uno degli elementi che dobbiamo considerare, perché la stessa munizione utilizzata nei primi di settembre e utilizzata ai primi di gennaio ha chiaramente una capacità di reazione allo sparo in termini di elasticità diminuita e quindi di aumentata rigidezza, che fa sì che la prestazione della munizione cambia. In questo, la condizione di cartucce esposte al forte freddo, queste tendono, non come il bosso in cartone, ma a vivacizzare l'esplosione. Un'ultima informazione può essere relativa ai colori.
nel bossolo di plastica noi vediamo abitualmente tutta una serie di colori, tra i quali la bella scelta del bossolo di tipo trasparente. È sicuramente bello che ci permette di vedere la strutturazione e la conformazione della cartuccia, però dobbiamo tenere in considerazione che, in particolare per i bossoli T1, quindi questi qui con il fondello di 8 mm basso, rimane un buono spazio dove è visibile la polvere. Ora, esistono delle polveri di tipo fotosensibile. Perciò l'esposizione prolungata alla luce può andare tendenzialmente, anche se minimamente, ad alterare la prestazione della munizione. La soluzione è presto trovata, l'importante è non tenere le munizioni di questo tipo, quindi trasparenti, esposte alla luce. E una ultima differenza che però è particolarmente importante in termini di confezionamento della cartuccia è che, essendo il materiale plastico, quindi più elastico e quindi meno rigido, a qualsiasi tipo di forza venga sottoposto, abbiamo due differenti caratteristiche in termini di resistenza allo sbossolamento. Che cosa intendiamo per resistenza allo sbossolamento? È la resistenza che offre la chiusura della cartuccia rispetto alla spinta generata dai gas derivanti dalla combustione della polvere. Quindi una differente resistenza. In linea generale, il bossolo di plastica offre, indipendentemente dal fatto che la chiusura sia di tipo tondo o di tipo stellare, una minor resistenza di sbossolamento. Mentre il bossolo di cartone, essendo più rigido, offre maggior resistenza. La resistenza allo sbossolamento è tecnicamente anche detta carico di estrazione, quindi un minor carico di estrazione offerta dal materiale plastico, un maggior carico di estrazione necessario per l'apertura di una cartuccia con bossolo di cartone. La prossima puntata inizieremo a parlare anche degli inneschi, che sono l'elemento che viene inserito all'interno del fondello e che è estremamente variabile nella sua composizione, e la sua variabilità fa variare di molto le caratteristiche, anche in termini di pericolosità, di una cartuccia da caccia e da tiro. Alla prossima puntata.